Buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Tele4 con questo nuovo appuntamento con Trieste in diretta. Siamo in compagnia questa prima mezz'ora circa del dottor Silvio Demitri, ortopedico, che intanto saluto. Buon pomeriggio, Buonasera, bentrovato. buon pomeriggio anche a chi ci vede da casa. Seguiremo un argomento, quello ortopedico, in particolare concentrato sulle protesi dell'anca. Ogni vario aspetto potrà essere approfondito e analizzato nel dettaglio, ci daranno modo anche le varie informazioni che ci darà il dottor Demitri di poter anche capire di più su materiali, su tecniche, su metodologie e avanguardie nel campo medico. Intanto comincio proprio con la sua attività che si concentra in regione, che Sì. fondamentalmente si occupa, come ho detto in apertura, di protesi dell'anca, solo dell'anca? No, in realtà protesica anche della spalla, del ginocchio, dei lati inferiori, degli esiti traumatologici, ma soprattutto della patologia degenerativa che è l'artrosi. Qual è il ruolo della protesica oggigiorno, anche considerata la popolazione anziana che ne fa, diciamo, richiesta anche per, lo abbiamo detto prima di parlare, di cominciare questa parte in diretta, anche per poi continuare delle attività che magari una volta non erano così di moda. Parto da un cappello. Già nel 1992, 20, 28 anni fa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità mise fuori un allert e disse: guardate che la popolazione tendenzialmente diventerà sempre più anziana, è una cosa che è sotto gli occhi di tutti, soprattutto invecchieranno molto spesso con una qualità di vita molto più elevata di quella che ci saremmo aspettati. È ovvio, lo vediamo tuttora, no? Il 70-75enne di oggi corrisponde a magari al sessantenne di 30-40 anni fa, quindi a delle richieste funzionali che sono molto più articolate, vogliono continuare a fare magari dello sport amatoriale, se è possibile, camminare in montagna, vogliono tornare a sciare. Non è raccomandatissimo, ma insomma. Lo sci però in particolare, no? Insomma, Immagino. il ciclismo non è un problema, per esempio, ecco, Lo sci per la sì. protesica. Anche no. Ah, Io ho ok. dei pazienti che sciano, fanno anche sci alpinismo. Sì, fanno sempre venire un sudore gelato lungo la schiena quando mi mandano le loro foto e filmati, però insomma, perché vietarli di tornare a fare qualcosa No, chiaro. che gli è consentito e gradito fare, insomma. Cos'è che non consiglia un ortopedico in questo caso? Magari una persona anziana. Quello che mette più in pericolo in realtà le protesi, io uso sempre un paragone molto semplice. Se lei ha un 3000 diesel e ci va solo in città in prima e seconda, è probabile che avrà dei problemi meccanici molto prima rispetto magari se si va a 120-130 in autostrada per lunghi chilometraggi, no? Le protesi temono un po' questo perché dobbiamo stare molto attenti, per questo sono previsti controlli seriati dopo gli interventi con cadenza spesso annuale che ti fanno vedere se ci sono dei problemi di integrazione tra lo stelo e l'osso, cioè quindi l'osso è un tessuto straordinario, si rimodella, è molto vivace, tra virgolette, risente tantissimo dei problemi di concentrazione degli stress meccanici o di rarefazione. Nella maggior parte dei casi i problemi protesici per le revisioni partono dall'acetabolo, statisticamente è quello che si immobilizza di più rispetto allo stelo. Però ecco, vediamo delle protesi impiantate 30 anni fa che sono ancora perfettamente funzionanti al loro posto e non hanno problemi. I tassi di fallimento attualmente, perché protesi vengono anche scelte attraverso i registri che ci danno, è tutto tracciato, la tracciabilità è completa nei materiali, per cui riusciamo a sapere quali sono i disegni e i modelli protesici che funzionano meglio. Ormai abbiamo sopravvivenza a 15 anni del 90%, quindi insomma è un ottimo risultato questo, dovuto sia al miglioramento delle tecniche e sia al miglioramento dei materiali. Quali sono i materiali più utilizzati?
Nella stragrande maggioranza adesso gli impianti sono di titanio. Titanio è un metallo che ha un modulo di elasticità che si avvicina un po' più a quello dell'osso corticale rispetto agli acciai o rispetto ad altri metalli. I fenomeni di allergia al titanio, io devo dire la verità, non ho mai visto uno in vita mia, ma sono rarissimi rispetto magari al cromo e al cobalto che si usavano nelle protesi, forse un po' più datate, un po' di anni fa. E poi soprattutto titanio poi consente, hanno delle metodiche di lavorazione adesso in tecnologia additiva, riescono a fare il titanio trabecolare, sono delle strutture leggerissime e veramente Performanti. performanti, sì, per il paziente e per il chirurgo. Dopodiché hai le parti in movimento e quelle sono soggette a una sorta di usura Usura maggiore. che è bassissima per certe interfacce, cioè tra la ceramica e la ceramica, per esempio, ma anche che forse è il sistema più utilizzato attualmente in Italia, che è quello della ceramica polietilene. Il polietilene è una plastica. È una plastica che è formata da delle lunghissime catene di polietilene, cross-linkate, cioè intrecciate tra loro, in modo da aumentare il più possibile la resistenza di questo materiale all'usura. E poi l'attrito, il coefficiente di attrito tra questi due materiali è veramente molto basso. Quando si parla di assistere una persona anziana che vuole ritornare a fare un'attività che non sia andare a passeggio, prendere il giornale e tornare a casa, ma arrampicata, camminata, eccetera, come ci si comporta? Uno, bisogna essere chiarissimi, cioè di dirgli che una protesi è una sostituzione di un'articolazione. Per quanto correttamente posizionata, per quanto la taglia abbia un fit perfetto per integrarsi più rapidamente possibile, dare una stabilità iniziale completa per mobilizzare, darci il carico sopra, perché adesso nella protesica il carico è praticamente immediato, cioè finito l'intervento, alla sera passate gli effetti dell'anestesia, che di solito è un'anestesia spinale, il paziente può iniziare già a star seduto, ha un discomfort del Certo, dolore, vabbè, ma è insomma, sempre un intervento post-operatorio, chirurgico, chiaro. però la rieducazione inizia da subito. Questo, la cosiddetta rieducazione funzionale e la rieducazione della deambulazione. Quello che succede molto spesso nei pazienti è che hanno molta prudenza perché devono sviluppare quella che si chiama la propriocezione della nuova articolazione, no? Sì. Cioè, mentre prima sapevano che avevano dei movimenti che erano dolorosi, proprio gli serve a togliere il dolore e a ripristinare per quanto Il possibile il movimento che si movimento faceva prima, che faceva prima senza dolore. dell'articolazione, sì, senza dolore, Certo. esatto. Quindi deve un po' prendere le misure, perché un'artrosi si forma in una trentina, cioè la modificazione dell'articolazione avvengono in un periodo molto lungo di tempo, la correzione in un'ora, la protesi è inserita e agganciata saldamente all'osso, per cui noi modifichiamo in un brevissimo tempo la struttura dell'articolazione, e per cui poi il paziente deve abituarsi a questa e fare sua questa. Dove, diciamo, che direzione sta prendendo la medicina protesica dell'anca? Cioè, l'obiettivo o la strada che si fa per il miglioramento dei materiali, delle operazioni, da che parte sta andando? Cosa sta puntando? Beh, Alla come. velocità, al miglioramento delle Beh, c'è prestazioni? sempre, no, a dire il vero, quello che non dimentichiamo che la centralità è il paziente. Esiste una possibilità notevole di fare quasi, non dico della chirurgia sartoriale, ma di scegliere il disegno della protesi, gli accoppiamenti, certe non modularità, perché quelle si usano solo per le revisioni, ma di scegliere il tipo di impianto che più si adatta a quel Ok, quindi si paziente lavora e alle sul. necessità di quel recupero. Si parte sempre da un planning preoperatorio che, io dico a tutti le stesse cose, non si operano le radiografie, cioè molto spesso ci sono dei pazienti che hanno delle posture, per esempio,
l'angolazione della pelvi o la lordosi particolare dell'arachide lombare, questo, interferiscono sul posizionamento della protesi, specialmente della componente acetabolare. Tutte queste cose rientrano in quel planning in cui uno deve andare a vedere cosa farà quel paziente con un'articolazione modificata in quel modo lì. E qui c'è una cosa, adesso ci sono dei software che consentono le simulazioni con gli impianti protesici in situ, specialmente per il ginocchio, è vero questo, che ti consentono di avere una visione tridimensionale della procedura chirurgica vera e propria che vai a eseguire sul paziente. Farla. Certo. Quindi già ti dà la proiezione di quello che può essere l'esito dell'operazione in base alla sintomatologia del paziente. Ti dà soprattutto la forma e il posizionamento dell'impianto protesico nell'articolazione. Okay. Quindi da ottenere, tu sai che devi rispettare quei criteri anatomici, per cui parti estremamente avvantaggiato perché hai un'immagine chiara di quello che devi andare a fare. Io gli avevo domandato prima sul ginocchio, ma la domanda più o meno la faccio alla stessa maniera all'anca. Ci sono scuole di pensiero anche in questo caso su come intervenire? Beh, ci sono grandi scuole di protesizzazione in Italia. Diciamo che la variabilità regionale, ma per regione intendo l'Europa, non cambia molto la scelta dei materiali, la tecnica o addirittura la via chirurgica. Considero che quasi il 60% degli impianti vengono messi per un'unica via, che è posterolaterale, perché dà un accesso spettacolare per conto mio all'anca. Le vie anteriori adesso vanno molto di moda, sono forse è più sulla scelta della via chirurgica del singolo operatore che magari ne fa molti impianti protesici dell'anca e del ginocchio. Ecco, forse cambia un po' nel resto del mondo, cioè negli Stati Uniti per esempio per molti anni loro hanno preferito sempre avere steli cementati. Noi in Europa siamo invece molto legati alla tradizione di non usare, il cemento è un polimetil metacrilato, è la stessa cosa che si usa per le carie dei dentisti, solo sì, è una, le piombature si chiamano, no? Sì, è diverso, questo è proprio un materiale, è un cemento, sì. Cemento acrilico, okay, insomma, sì. Un cemento acrilico che serve, diventa lui la protesi vera e propria, perché è quella che permette di agganciare la parte metallica all'osso in maniera istantanea è estremamente solida, perché tutta la porosità all'interno dell'osso viene riempita da questo cemento che inizialmente è fluido, poi solidifica in una dozzina di minuti. Per esempio, ecco, negli Stati Uniti usavano tantissimo questo tipo di tecnica per gli steli, usavano steli cementati. Semplicemente un modo diverso di operare, immagino, sì. Poi il risultato stessa cosa sia anche uguale. Anche in Oriente, sud-est asiatico, che sono grandissimi consumatori di protesi. Ah sì? Sì. Un motivo particolare? No, il fatto è che hanno... Si infortunano più spesso? Ecco, lì c'è un problema. C'è una cosa particolare come tecnica, come variazione. Loro tendono, per esempio, ad antivergere molto perché... il cotile, perché devono sedersi per terra. Ah, no? Quindi questione di postura. Questione posturale, sì, di tradizione. Culturale, religiosa, sì, indifferente. Pensiamo ai letti giapponesi più che ai tavoli orientali, molto bassi, devono essere in grado di accucciarsi, quindi bisogna pensare anche a queste tradizioni, a queste abitudini, come d'altronde ci pensi quando hai uno che ha delle richieste funzionali più elevate a come posizionare correttamente le componenti dell'impianto. Che tipo di, io lo chiamo probabilmente in maniera sbagliata, percorso riabilitativo deve fare un paziente dopo che si è operato? Dunque, da subito, paziente, ripeto, da subito, è in grado quando di... tutto va bene, è in grado di deambulare. Però immagino deve avere degli accorgimenti particolari, però non è più come prima. Inizialmente, sai, tutti gli ortopedici sono terrorizzati dalle complicazioni dell'intervento chirurgico, che per esempio nell'anca, quella più
disgraziata è la lussazione per me dei movimenti che può fare il paziente, che di solito sono di flessione dell'anca, di intrarotazione e di adduzione. Gli si dice per favore non accavalli le gambe, no? In realtà è vero se hai delle masse muscolari o del sottocutaneo, cioè del grasso molto rappresentato che può fare in qualche modo leva sull'articolazione, ma il problema è fargli recuperare il più rapidamente possibile la propriocezione. Quello che dicevo prima. Camminare su, da subito, praticamente dal posto operatorio, Entrare in sintonia. la cyclette va benissimo, poi piano piano viene tutto il resto, si può passare anche dalla riabilitazione in piscina, quella che si chiama un po' la rieducazione al passo, in modo da farli abbandonare progressivamente e più rapidamente possibile i bastoni, gli ausili, il girello e quant'altro, che servono solo inizialmente per prudenza, Certo, no? chiaro. Per evitare che il paziente cada, cosa che può capitare. Le domando, non, spero di non dire proprio una, di non chiedere una fesseria. La corsetta, meglio di no. Cioè, con tutti i microtraumi, con tutta la difficoltà di assorbire l'impatto magari di un asfalto duro. Sarebbe meglio di no, sarebbe meglio di no. Poi in realtà io ho pazienti che pare che si siano anche dimenticati di queste raccomandazioni e fanno camminate in montagna anche ad Altitudini. altitudini proibitive per persone come me. Forse quello che veramente non dovrebbe fare una persona con una protesi d'anca sono gli sport di contatto, Ok. cioè il calcio, il basket, queste cose qui, perché lì la richiesta di coordinazione muscolare e di potenza male si sposa con. Ripeto, questo è il problema che si è riversato sulle spalle di noi ortopedici, dovuto al fatto che il settantenne di adesso Certo. vuole assolutamente tornare a fare quello che faceva prima, Quindi insomma. era, diciamo per dire un assurdo, era più facile operare 10 anni fa, quando c'erano pretese Ma una volta, diverse. sai, mettevano delle protesi e li consideravano dei mezzi invalidi, no? Se pensi, Vero. no? Fatto la protesi dell'anca, Ok, no, tipo seggio a adesso sì, casa della esatto, serie, no? no? Sì, vai fuori a prendere il giornale e forse a fare la spesa, ma non fai altro, ecco. Direi che adesso, per fortuna, questa tendenza qui sta un po' sta cambiando Superata. A notevolmente, ecco. fare un quadro generale degli interventi, di come anche da non so 10-15 anni a questa parte si sta operando, si sta proseguendo. La popolazione che richiede, che ha bisogno di un'operazione e di avere una protesi, è maggiore o minore rispetto al passato? Il trend in Italia fanno tantissimi, fanno 150.000 se non sbaglio interventi l'anno di protesiche. Stiamo È un parlando a che trend livello? In Italia, in Italia. È un trend che è stabile con un lievissimo aumento negli ultimi anni. Un po' perché la filosofia attuale è inutile portare una persona con una disabilità articolare, che è dolore, zoppia e quant'altro, fino a un'età avanzata, come si faceva 30 anni fa, no, per protesizzarla, no? Adesso si cerca di migliorare la qualità della vita per tempo, Quindi in no? anticipo. Sì, Quindi si si opera tende. a età minori rispetto a prima. Ah Allora, io dico, no, in realtà no, perché dopo con in realtà. l'allungarsi Appunto, la vita si sta sì, quindi alla fine l'età è la allungando. stessa, Gli ultimi semplicemente. 10 anni si è allungata di circa 3 mesi per anno, quindi è un grande traguardo questo per la sanità. Si tende a protesizzare adesso soprattutto il trauma e gli esiti traumatici, quindi in pazienti relativamente più giovani, perché non puoi lasciare un paziente con una disabilità, con del dolore, in attesa di. Esatto. Invecchiare. Quindi certe volte non una cosa che si fa sempre mal volentieri,
ma può succedere che sia necessario protesizzare un ginocchio più che un'anca, più che una spalla, anche in persone relativamente giovani. Giovani si fa per dire, nel senso che per noi il sessantenne è appena uscito dall'adolescenza in termini chirurgici, no? Però impianti anche in persone di 40 anni purtroppo è stato. Ma certe volte hai delle deformità articolari che possono essere dovute allo sviluppo, a esiti traumatici o a malattie intercorrenti articolari. Queste qui conducono poi a delle disabilità inaccettabili per il paziente. Certo, le faccio una domanda personale nel senso che riguarda il suo percorso, non la sua vita privata, chiaramente. Lei si è subito messo, diciamo, nell'ottica di voler specializzarsi in questo ramo dell'ortopedia, oppure, non dico ci è capitato per caso, ma ci è arrivato a passi? Ci sono arrivato a passi, nel senso che io mi specializzo a Bologna, all'Istituto Rizzoli, e poi lavoro per tanti anni con uno dei miei maestri, che è Mauro Monesi, che adesso è al Bufalini a Cesena, e sviluppo con lui questa passione per la chirurgia dell'anca, dell'acetabolo, che è una chirurgia campale. Un po' di nicchia, sono relativamente Ce pochi ne sono pochi, chirurghi no? in Italia, sì, che hanno una continuità in questo tipo di chirurgia. Quindi io passo prima per la traumatologia ed è quello che consiglio a tutti i giovani chirurghi, quello che gli americani chiamano fare trauma first, cioè prima impari a curare Gestire, la sì. frattura, le traumatologie, e poi verrà la parte di, tra virgolette, di rifinitura. Adesso, sai, le nostre professioni si ultraspecializzano, no? Sì. C'è la mini invasività dell'artroscopia, c'è chi si appassiona della spalla più che del ginocchio, chi sono i chirurghi del piede, ci sono le super specialità di chirurgia della mano, no? Il rachide è A quasi Bologna, se non sbaglio, diventato. c'è il GOMI, no, il C'è un polso. grande C'è il centro di dottor chirurgia, Marcacci, se non sbaglio, che lui si si occupava occupa del ginocchio, del ok. ginocchio, sì, Ecco perché dottor pensavo del GOMI. Marcacci, no, c'è Rottini, Ah, grandissimo chirurgo del ok. gomito, Sì. sì. Infatti mi ricordavo Bologna e Gomito, non mi ricordavo se fosse Marcacci o Beh, ma sai, Marcacci. l'istituto fa di Sì, tutto, certo, cioè, chiaro, chiaro, chiaro. E quindi ci è arrivato, diciamo, a passi. Hai mai pensato di spostarsi in maniera più approfondita su altro? Ginocchio, la mano, come hai detto poco fa. Sono campi così settoriali. Io rimango nell'ambito delle grandi articolazioni. Ok, Ecco, quindi diciamo che nulla preclude a nulla comunque. questo no, assolutamente, anche perché poi, sai, Anche perché dopo uno. formazione in ortopedia è completa per tutti i distretti anatomici, no? Per cui ne vedi di più. Poi magari ti appassioni a un settore particolare, ma non devi mai dimenticare non dico l'ABC, insomma, però la La base, chirurgia sì. normale, ortopedica, traumatologica, è quella che ti rimane incollata per Beh, tutta la chiaro. vita. Ma c'è all'interno dell'ortopedia una specializzazione considerata più difficile? Non O saprei, perché, delicata o guarda, sensibile? a dire il vero, esistono queste branche, per esempio, chirurgia del rachide e quasi esclusivamente di pertinenza dal punto di vista ortopedico di professionisti che fanno Ok. solo quello, anche chi nella chirurgia, per esempio, della mano, dei reimpianti, fa microchirurgia, ecco, devono avere una continuità nella loro formazione, ma soprattutto Nell'aggiornamento. nel loro aggiornamento, e avere casistica a disposizione, Chiaro. perché devono mantenere un costante allenamento per lavorare ai livelli che sono richiesti per queste specialità. Quindi un po' le chirurgie distrettuali, mano, piede, tendono a diventare proprio delle branche iperspecialistiche, così come la chirurgia del rachide. Lei prima mi parlava dei materiali utilizzati, poi per lo più il titanio e ce ne sono altri che riguardano le plastiche. Sono allo studio nuovi
materiali, nuovi strumenti per operare? C'è una grandissima pulsione adesso verso il custom made, cioè mi faccio la protesi Su su misura. misura o mi faccio il mezzo di sintesi, la placca più che il chiodo, su misura per questo determinato caso. Ma anche Attualmente sulla scelta dei materiali, mi scusi? quasi sempre è titanio. Ah, ok, quindi Titanio perché più sulla. la tecnologia di additiva, cioè non si fanno più delle forme in cui, ma questi particolari tipi di protesi sono sviluppati con un titanio che è reticolare. Io avevo sulla scrivania bellissimo un pezzo di un cotile in titanio trabecolare che in determinate posizioni lascia filtrare la luce, no? Ah, Attraverso le celle, no? ok. Sembra una cosa incredibile, ma Un diamante, così. sì, dice, ma Sì. è un pezzo di metallo, sì, ma all'interno è cavo, permette l'integrazione dell'osso, no? Certo. C'è una grande ricerca adesso anche perché i materiali e la tecnologia ci consentono di farlo. L'impiego, per esempio, nelle grandi perdite di sostanza ossea post-traumatica o le revisioni estreme di anca e di ginocchio, hanno già sviluppato questa tecnologia che consente di sopperire in qualche modo alla mancanza vera e propria del tessuto osseo, in modo da ricercare comunque la stabilità. Poi l'altra parte è tutta la ricerca sulla biologia. Adesso sono molti anni che si parla, si discute e si usano cellule mesenchimali, i concentrati midollari, il PRP, cioè i concentrati piastrinici a scopo antinfiammatorio e fa parte un po' di quella medicina, tra virgolette, rigenerativa, premesso che la cartilagine non ricresce Quello neanche a purtroppo. pagarla, a meno che non la coltivi in Cioè, quella laboratorio. artificiale, no? Ho sentito dire, però. Non vorrei fare quello che tira fuori le leggende metropolitane, Diciamo però. che la cartilagine artificiale è la protesi. Ah, Ecco. ok. È un modo diverso per E chiamarla, sì, ho direi di capito. sì, di sì. Ok. No, esistono per esempio per piccoli difetti Sì. settoriali della superficie cartilaginea, ci sono delle soluzioni, il trapianto autologo, cioè preso dallo stesso paziente o dalle banche dei tessuti, ci sono soluzioni anche biologiche, meccaniche per questo Però, tipo di patologie, insomma. lei diceva prima ha dei pazienti che dopo un'operazione sono tornati a fare sport anche a livelli impegnativi, Sì, diciamo così, ecco. non lo raccomando. Ho un certo feeling con gli alpinisti. Non è Infatti volevo domandarla non è se colpa lei è mia. più contento di vedere che dopo un'operazione le persone vanno a comunque Io gratificarsi sono oppure è più preoccupato. tutte e due. Ok, in ugual maniera. Direi tutte e due, anche perché questi si avventurano in dei posti dove trovare delle strutture ortopediche, se succede qualcosa, diventa È veramente molto un difficile. disastro, no? No, sono molto contento, ma si tratta ovviamente di casi Sì, limite, cioè, non puoi chiaro, chiaro. pensare che questo sia normalmente raccomandabile. Diciamo che questi sono un po' degli scapestrati che, nonostante i buoni consigli di prudenza e di tranquillità, hanno deciso di vivere comunque da scapestrati. Sono in aumento però forse, proprio in virtù dell'allungarsi della vita media e della volontà di non doversi adagiare a una vita sedentaria, bensì mettersi in moto il più possibile anche in età avanzata, questo può portare a un aumento degli Sì, è scapestrati. una questione un po' filosofica, nel senso Sì. che tu cerchi di rimetterli in delle condizioni buone per quanto riguarda la loro attività quotidiana di ogni giorno, cioè togliere il dolore soprattutto. Ma perché devo impedirli di fare No, chiaro, quello che certo. vogliono? Tanto poi sono come i figli, te lo fanno lo Lo fanno lo stesso, stesso, infatti, no? Mio a sto professore, punto. allora, lì bisogna, come diceva prof, che aveva a Bologna, fare un intervento chirurgico è come sposarsi, bisogna essere d'accordo tutti e due, no? Se no è stupro, aggiungeva. Bisogna spiegargli che queste cose che tu gli metti al posto della loro articolazione verosimilmente non sono eterne.
a maggiori rischi esponi quell'articolazione sostituita, è ragionevole pensare che prima accadrà qualcosa che ci porterà magari a dover reintervenire, Reintervenire. sostituire le componenti, e ogni volta che succede questo è un problema in più. Ogni Per volta che tu forza. fai una revisione non andrà se non puoi farne all'infinito, anzi, no, cioè finché ne fa Meno, sì. una, due, forse due, ma più si conserva quel materiale che abbiamo impiantato, meglio sta il paziente, meglio stanno gli E ortopedici. quanto, e dopo chiudiamo perché è l'ultima domanda che le faccio, e quanto in media dura se non si va a estremizzare il proprio corpo una Esistono, protesi di questo tipo? attualmente si usano i registri delle protesi, ci sono delle colossali banche dati, la prima è stata fatta in, c'è il registro scandinavo che è in Svezia, al Karolinska Institute, poi in Italia noi abbiamo adesso il RIAP, che è il registro italiano delle artroprotesi, sia di ginocchio che di anca che di spalla ultimamente. E dove hai le percentuali di sopravvivenza cosiddetta degli impianti e scopri che a 15 anni, a 16 anni attualmente la sopravvivenza è del 90%, quindi è estremamente elevata, anche perché i fallimenti veri e propri della protesizzazione, dell'intervento chirurgico sono precoci. Le complicazioni di solito insorgono nei primi tempi e poi progressivamente la linea si abbassa con sempre la stessa inclinazione e attualmente siamo, ma per certi modelli di protesi siamo anche oltre il 95% per dire, insomma, sulla scelta degli accoppiamenti. Ci si augura, ma si è quasi certi, che questo trend qui sia progressivamente invariabile, cioè che la pendenza di quella curva della sopravvivenza sostanzialmente rimanga stabile Anche nel anche nei tempo. decenni. Ringrazio nuovamente il dottor Silvio De Mitri per essere stato nostro ospite. Le auguro una buona Grazie serata. mille. Ci Grazie, anche fermiamo allora. per una breve pausa e ritorniamo tra poco. Torniamo in diretta con questo nuovo appuntamento di Trieste in diretta e siamo in compagnia di Michele Scozzai, responsabile relazioni esterne della Trieste Trasporti, nonché anche dei progetti internazionali. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Bernardo, buon pomeriggio a tutti. Proprio oggi la Trieste Trasporti ha presentato il progetto Smart Bus che Certo. collega il servizio di trasporto pubblico locale anche con delle zone che sono meno servite. E quindi avranno fondamentalmente a chiamata la possibilità di veder coperto proprio il servizio di logistica. Spieghiamo come funziona. Sì, va premesso che si tratta di una piccola rivoluzione copernicana, perché di fatto stiamo dicendo al territorio, per quanto sia sperimentale l'iniziativa, che non è più il servizio, che non è più il passeggero, il cliente ad adeguarsi al servizio, ma è il servizio che di fatto si adegua in qualche misura al passeggero. Detto questo, va precisato che si tratta di una prima volta per Trieste Trasporto, si tratta di una prima volta per Trieste, si tratta di una prima volta per il Friuli Venezia Giulia, come l'assessore Pizzimenti questa mattina ha avuto modo di dire in fase di presentazione del servizio, ed è anche una delle prime volte in Italia, perché le esperienze che ci sono in giro per l'Italia sono per lo più piccoline, sperimentali, analogamente alla nostra, Ecco, qua lo vediamo fondamentalmente. proprio l'assessore Pizzimenti, Infatti, a fianco c'era il sì. presidente Lucchini. L'autobus è stato esposto questa mattina. Allora, si tratta di un servizio, come dicevi tu, a chiamata, un servizio flessibile che funzionerà dal 1° luglio, dal lunedì 1° luglio. Ci saranno due autobus in servizio sull'altopiano, dedicati dalle 9 alle 21, 7 giorni su 7, che si muoveranno su chiamata, su prenotazione dei clienti. La prenotazione potrà essere fatta sia attraverso call center, ci sarà un call center dedicato, attivo anche, operativo anche dalle 9 alle 21, quindi durante tutta l'intera L'arco orario fascia, sì, coperto. del servizio, oppure tramite una piattaforma digitale che sarà online verosimilmente, ci stiamo ancora mettendo a punto piccole cose, probabilmente sarà online da venerdì mattina, Ok. quindi da 3 giorni prima del servizio.
Sostanzialmente abbiamo suddiviso l'altopiano in due grandi aree. Una è l'area che abbiamo chiamato l'area ovest, che fondamentalmente va da Opicina fino a Borgo San Mauro, e l'altra è l'area est, che va da Opicina, diciamo il triangolo Opicina-Pesec, dove in realtà non arriviamo a Pesec perché ci sono dei problemi per entrare, diciamo Opicina-Pesec-Cattinara, quindi il triangolo est. L'area ovest è molto molto ampia, quindi sì, ci preoccupa sì. questa cosa. Quindi un autobus sarà dedicato all'area est, un autobus sarà dedicato all'area ovest. Sostanzialmente succederà che l'utente prenoterà il giorno prima, ma anche il giorno stesso, poi spiegherò le modalità di prenotazione. Il sistema, una piattaforma digitale, elaborerà le richieste giunte sia attraverso il sito e sia attraverso il call center dei diversi utenti e costruirà il percorso ottimale che comunicherà al conducente. Quindi il conducente andrà a prendere il passeggero, il cliente alla fermata da lui richiesta e lo condurrà alla fermata di destinazione. In questo momento i due autobus a chiamata percorreranno esclusivamente i percorsi già autorizzati dalla regione, quindi di fatto non usciranno dai percorsi usuali di linea. Quindi ricalcheranno delle tratte già esistenti degli altri autobus? Ricalcheranno, sì. Va precisato peraltro che il servizio è aggiuntivo, quindi non è che stiamo sostituendo qualcosa. Non si tocca qualcosa, quello ordinario. No? Infatti, no, quello ordinario rimarrà tale quale. Questo si aggiunge, un servizio in più, è un laboratorio, cioè noi stiamo chiedendo all'altopiano di aiutarci a sperimentare un servizio che, come dicevo prima, è una prima volta per noi, quindi è una scoperta per noi e una scoperta anche per la regione. Sappiamo che avremo anche delle critiche perché verosimilmente ci saranno dei malfunzionamenti, i servizi flessibili sono molto delicati anche nei parametri di settaggio, quindi è verosimile che nel corso dei mesi qualcosa si modificherà, potremmo aggiungere un autobus, potremmo rendere meno ampia l'area il raggio di riferimento, l'area dove si svolge il servizio. Ecco, quello che stiamo chiedendo in questa fase è un aiuto agli utenti per sperimentare questo servizio e per capire come in futuro lo si potrà costruire, modellare, vestire. C'è già un'idea di quanta utenza potrà... No, assolutamente no. Devo dire che intorno al servizio ci sono grandissime aspettative, soprattutto nell'area, diciamo, nell'area ovest, da parte dei paesini come Slivia, come Malchina, no? Che sono località tradizionalmente poco servite dal servizio tradizionale di linea, mentre nell'area est c'è una grande aspettativa, per esempio, da parte di chi lavora in area di ricerca o in sincrotrone. Un'aspettativa che in qualche misura mi spaventa naturalmente, perché grandi aspettative significa anche grandi responsabilità e pochi margini per sbagliare naturalmente, certo. Ma il mio non è un modo per mettere le mani avanti, Io sono molto consapevole che questo servizio, che peraltro è autorizzato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che è la titolare del servizio di trasporto pubblico locale ed è cofinanziato, circa un terzo dei costi è cofinanziato da un progetto europeo, da un progetto Interreg. Dicevo, sono molto consapevole che questo servizio innescherà molte critiche, ma che io voglio considerare suggerimenti, anzi invito la clientela nel corso dei mesi durante il quale la sperimentazione sarà messa in campo a scriverci, a darci suggerimenti, a darci indicazioni su come rimodellare e ripensare il servizio. Allora, forse mi sono perso un tecnicismo. La prenotazione da parte dell'utente è per spostarsi nel triangolo oppure dal triangolo alla città? No, il servizio funzionerà esclusivamente all'interno delle aree di cui abbiamo detto. Quindi io da Slivia non è che chiedo di andare in Piazza Oberland. No, ecco, è impensabile perché nel resto d'Italia queste esperienze in genere sono limitate o alle fasce notturne oppure nei casi come Cantù, che però è una località molto piccola, a
Cantù mi risulta che abbiano anche sostituito alcune linee tradizionali del trasporto pubblico con servizi flessibili a chiamata, però Cantù è veramente una località molto molto piccola, certo. Dove è più facile naturalmente mettere in campo servizi di questo tipo. Noi lo stiamo sperimentando su un'area molto molto vasta e quindi anche da qui potrebbero derivare alcune criticità. Il sistema raccoglierà tutte le richieste e cercherà di ottimizzare anche gli orari in modo tale che, allora, sì, la dico un po' alla grezza, fa un giro unico per tutti oppure si dovrà gestire tante diverse fasce orarie? Succede questo, tra l'altro ne parlavamo proprio questa mattina con il professor Giovanni Longo, che è ingegnere dei trasporti all'università di Trieste, che insieme allo IUAV, l'Università IUAV di Venezia, stanno collaborando con noi per progettare il servizio. Ci sono ancora alcune ipotesi, alcune variabili che ancora in questi giorni stiamo pensando, ma sostanzialmente funzionerà così. Il cliente prenoterà anche un mese prima della corsa, questa è un'importanza, prenota la corsa o da web o da call center, okay. Alle 19 del giorno prima, ripeto, poi l'orario lo stiamo ancora pensando un attimo, probabilmente sarà che alle 19 del giorno prima il cliente riceverà conferma via sms o via posta elettronica della disponibilità della corsa. Okay. Questo significa che fino alle 19 del giorno prima la corsa il sistema raccoglierà tutte le chiamate, quindi tutte le prenotazioni, e poi alla sera alle 19 partirà un ottimizzatore che tenterà di far convivere tutte le prenotazioni e tracciare per il conducente il percorso migliore per andare a caricare i clienti alle fermate richieste e portarli tutti a destinazione. Lo si potrà prenotare anche il giorno stesso, okay, con almeno 2 ore di anticipo, sì, però ovviamente se si prenota il giorno stesso, ovviamente si è soggetti ai vincoli di chi ha prenotato il giorno prima. Quindi, Io posso prenotare il giorno stesso, però naturalmente ci saranno possibilità inferiori di trovare una corsa disponibile, perché l'unica mia possibilità sarebbe di fatto di inserirsi su una corsa già generata il giorno precedente. Per una capienza totale? Beh, ogni mezzo è un autobus normale, okay, quindi sì, è un autobus normale anche se pellicolato, abbiamo visto le immagini quindi sono pellicolati con un colore, sono molto riconoscibili, anche se in realtà diciamo i 2 autobus saranno dedicati a quel servizio, quindi svolgeranno nel 90% dei casi quel servizio. Quando ovviamente vanno in pulizia, in lavaggio, in manutenzione programmata, potrebbe essere che un giorno ogni tanto vengono sostituiti da autobus non pellicolati, però la scritta davanti, quella che noi chiamiamo veletta, sarà sempre smart bus. Sì. Quindi l'utente che aspetta l'autobus avrà notificato l'orario e il giorno, il giorno lo fa lui da richiesta, l'orario in cui arriverà l'autobus per poter poi salire a bordo e anche l'orario di destinazione. Sì, io ho 2 modalità per prenotare fondamentalmente, a parte naturalmente come dicevo prima, call center o piattaforma digitale, ma sono 2 opzioni. Io quando entro nella piattaforma ho 2 opzioni. Io posso chiedere, per esempio, di partire dopo una determinata ora, per esempio dopo le ore 12 dall'area di ricerca, faccio un esempio, oppure posso chiedere di arrivare entro le ore 16 o comunque entro una determinata ora, per esempio a Malchina, faccio per dire. Okay? Il sistema a quel punto cosa fa? Genera o cerca una corsa disponibile nel primo caso nei 35 minuti successivi alla mia richiesta, quindi voglio partire dopo le ore 12 dall'area di ricerca, vuol dire che lui mi cercherà o mi genererà una corsa disponibile alla fermata dell'area di ricerca per me, anche per un solo utente, l'autobus si muove nei 35 minuti successivi alle ore 12. Okay. Viceversa, se invece io chiedo di arrivare entro le ore 16 a Slivia, lui mi cercherà una corsa o mi genererà una corsa tale che mi possa portare a Slivia
entro le ore 16 o nei 35 minuti antecedenti alle 16. Okay. Quindi i 35 minuti sono sempre un parametro, diciamo, margine. Sì, un margine che nei servizi a chiamata c'è sempre. Okay. Diciamo che se allargassimo i 35 minuti, lo portassimo un'ora, quindi dicessimo: guarda, vuoi partire dopo le ore 16, ti do la possibilità dalle 16 alle 17, il rischio è di scontentare il cliente, perché naturalmente sì, io volevo partire alle 16, alle 16 30, non alle 17. Viceversa, se io allargo o se io parte. Restringo, se io invece restringo questo margine di 35 minuti, il rischio è che di non avere una corsa disponibile. Certo. Restringendo il margine, naturalmente il sistema rischierebbe di non riuscire a generarmi una corsa che fa per me. Ha detto prima, si muove anche con un passeggero. Si muove anche con un passeggero, senz'altro. La richiesta viene fatta, la piattaforma digitale, c'è un menu a tendina che mi darà modo di scegliere la fermata di partenza e la fermata di arrivo. C'è una descrizione delle fermate, quindi c'è ospedale Cattinara, oppure non lo so, area di ricerca, oppure sincrotrone piazzale, sincrotrone ingresso, perché sincrotrone ha due fermate, sì, sì. E così via. Quindi c'è una descrizione della fermata, io scelgo la fermata di partenza, scelgo la fermata di destinazione e poi ricevo, all'atto della conferma della corsa, ricevo un SMS che mi dice l'ora di partenza, l'ora di arrivo, la fermata di partenza e la fermata di arrivo. E naturalmente mi raccomanda di essere puntuale, perché la puntualità, chiaro, è importante, beh, naturalmente. Questi sono servizi in genere molto molto friendly, no? Sono stati selezionati una decina di autisti che conoscono l'altopiano, che naturalmente sanno che si tratta di una sperimentazione, quindi saranno essi stessi flessibili come lo è il servizio stesso. Il call center, che sarà un call center dedicato, sarà un call center molto amichevole che aiuterà l'utente soprattutto all'inizio, perché posso immaginare che non sia così intuitivo, come dicevo prima, è un cambio di prospettiva radicale, a cui, ripeto, in regione non ci sono esempi prima di questo, quindi ripeto, anche per noi è una prima volta. Un appunto, ma insomma speriamo che non succeda mai: nel caso l'autobus dovesse guastarsi, può capitare anche questo, certo, per carità, all'anno perdiamo per guasto mediamente 2-3 volte, 3 corse all'anno, quindi ne perdiamo veramente molto molto poche, su 6.500 corse giornaliere peraltro, sì, sì, sì. Però 2 o 3 all'anno? 2 o 3 all'anno, sì, più o meno, quindi veramente molto poco, ma c'è una manutenzione programmata molto molto attenta. Però nel caso in cui dovesse accadere un guasto, c'è una convenzione con Radio Taxi, quindi in caso di guasto interviene un taxi che va a raccogliere gratuitamente i passeggeri portandoli a destinazione. Al prezzo per il cliente? Allora, i primi 40 giorni, quindi fino all'11 agosto, il servizio sarà completamente gratuito. Quindi la prenotazione sia da call center sia da piattaforma digitale sarà completamente gratuita, proprio perché è una sperimentazione, e quindi cerchiamo di incentivare l'uso del servizio, anche se, ripeto, ci rendiamo conto che le criticità saranno tantissime, perché noi stessi poi nel corso dei mesi, ma anche con l'Università di Trieste, con il professor Giovanni Longo, con il professor Mazzarino, tenteremo di ritarare alcuni parametri sulla base delle risposte, certo, che avremo dai clienti. L'esperienza serve a quello. E infatti, dopodiché dall'11 agosto, verosimilmente, o dall'11 al 18 agosto al più tardi, anche qua dipende da questioni tecniche prevalentemente, il costo della corsa sarà di 2 euro, pagabile o con carta di credito oppure con dei coupon prepagati, dove ci saranno 5 o 10 codici, vediamo, one shot, quindi ci saranno dei codici che si comunicheranno al call center oppure si inseriranno nella piattaforma digitale, e quel codice servirà per scalare il mio credito da questi coupon prepagati che potrò acquistare in delle rivendite selezionate. Adesso saranno poche rivendite sull'altopiano, ma non so, posso immaginare ospedale di Cattinara, sincrotrone, area di ricerca. Quindi i poli più significativi dell'altopiano, quindi non sarà una vendita diffusa in tutte come le rivendite, probabilmente ci sarà qualche tabaccheria, no? Ecco, sì, senz'altro, però non sarà una vendita diffusa ovunque. Io adesso non vorrei fare un passo più lungo della gamba e andare a
a creare già gli scenari, però poi anche l'utilizzo di questo servizio da parte dei clienti darà modo alla Trieste Trasporti di capire, come diceva lei giustamente prima, dove migliorare, cosa modificare, dove puntare. Vi siete dati una scadenza a questo progetto? Allora, diciamo che come l'assessore Pizzimenti questa mattina ha detto, diciamo ci siamo dati un margine di 4 mesi per capire quello che succede. Quindi, ma al di là del fatto che ogni mese più o meno ci confronteremo con la regione e con l'Università di Trieste di Venezia, condivideremo dati, cercheremo di capire e di riterare. Diciamo che al termine dei 4 mesi, senz'altro cercheremo con la regione di capire qual è la prospettiva di questo servizio, se sia opportuno o necessario intensificarlo, se invece la risposta potrebbe anche che sia inferiore alle aspettative, no? Oppure semplicemente va ridisegnato, oppure non lo so, potrebbe essere che sia necessario concentrarlo per dire sull'area ovest, che è più ampia, dove ci sono tutti i paesini dell'altopiano, no? Dicevo Malchina, Slivia, insomma, tanti altri, no? Borgo San Mauro stesso, no? Potrebbe essere anche che ci si renda conto che concentrarsi su una delle due aree sia preferibile. C'è un'idea futuribile, ne ha accennato questa mattina l'amministratore delegato, di fare un'esperienza analoga anche nelle ore notturne in centro città. Ricordiamo che c'è stata lo scorso anno, credo, una petizione di un gruppo di Come no? E studenti, l'hanno no? portata in consiglio Che l'hanno comunale? portata in consiglio Me lo comunale, che ricordo. chiedevano maggiori collegamenti notturni. Allora, diciamo che questa sperimentazione ci aiuterà anche a capire come progettare, come modellare, come formare un servizio analogo per le ore notturne, rivolto particolarmente ai giovani. Ma più in generale la modalità del servizio flessibile, se noi pensiamo, ne parlava proprio stamattina il professor Marco Mazzarino dello IUE, insegna economia di trasporti, siamo in una fase in cui i trasporti stanno subendo dei profondi Certo. cambiamenti, no? Pensiamo a Uber, pensiamo a Come no? BlaBlaCar, no? Assolutamente. A tutte le iniziative di trasporti flessibili che in qualche modo vestono il cliente. E alle quali il cliente non deve adeguarsi. Ed è impensabile che il servizio di trasporto pubblico, che è storicamente, no, ingessato e rigido, no, non esplori frontiere flessibili come quelle che stanno percorrendo Uber o le realtà di cui abbiamo appena detto. Quindi la volontà è proprio questa, no? Quindi è il desiderio di esplorare percorsi nuovi, di esplorare territori nuovi, per dare anche al trasporto pubblico una veste Un taglio nuova, più diverso. innovativa. Ecco, accanto a questa volontà, che è giustissima perché percorre il passo coi tempi, c'è stata anche un magazzino di segnalazioni che vi hanno portato a capire quanto potrà valere questa sperimentazione? Allora, diciamo che l'altopiano e le ore notturne, lo Parlano, sappiamo, sì. no? L'altopiano e le ore notturne sono, diciamo, I punti deboli, chiamiamoli senza le due criticità offendere. che vengono maggiormente segnalate dalla clientela. Anche se proprio dall'indagine di customer satisfaction che abbiamo presentato venerdì, svolta da un istituto terzo, da un istituto di ricerca, l'Istituto Troisi di Bari, è emersa un dato abbastanza inaspettato, pur a fronte di un livello di soddisfazione che mette quasi in imbarazzo, perché del 98%, cioè 98 intervistati su 100, su 1.605 persone intervistate dall'istituto di ricerca, sia telefonicamente, sia a bordo e sia alle fermate, il 98% ha espresso un'opinione favorevole, positiva su Trieste Trasporti. Sì, nella No? presentazione vostra dell'altro giorno, Infatti, ne come abbiamo detto, ne abbiamo parlato. Questo significa che hanno espresso un giudizio da 6 a 10 rispetto all'attività che l'azienda fa, e tra l'altro,
poi chiudo la parentesi, è stato espresso anche un parere positivo nel 96% dei casi invece rispetto alla credibilità pubblica e all'impegno etico ambientale dell'azienda. Poi le dico una parentesi anch'io, ecco. Chiudo una parentesi sì, dopo sì. Anch'io. Ecco, però detto questo, dicevo, un dato in qualche misura inaspettato per noi è che il livello di soddisfazione è stato lievemente superiore nei comuni dell'Altopiano, del circondario, che non nel comune di Trieste, dove il servizio invece è il più capillare d'Italia in assoluto. Questo ci ha sorpresi, ma evidentemente la lettura che io provo a dare, in periferia il servizio di trasporto pubblico locale dà modo di raggiungere la città e quindi è molto più percepito. Certo. No? E quindi, mentre per un triestino che abita in via Battisti è quasi scontato avere l'autobus sotto casa, per uno che abita a Muggia o per uno che abita a San Dolido della Valle o a Monrupino, l'autobus evidentemente è percepito come un valore importante. Sì, è vero, e quindi i livelli di soddisfazione, ripeto, la media è stata del 98%, ma ancora superiore nei comuni limitrofi dell'Altopiano che non in centro città. La mia parentesi era più un angolo per sorridere. Io mi sposto molto con le due ruote. L'autobus, per proprio questioni o mie organizzative, non lo uso granché e non lo usavo da parecchio, quando un giorno ho preso l'autobus perché dovevo lasciare lo scooter al meccanico e tornavo a casa perché dovevo riprendere il pomeriggio in autobus. Salgo col biglietto, salgo in un autobus, timbro il biglietto, mi siedo, telefonata, rispondo, era l'indagine della Trieste Trasporti sul gradimento del servizio pubblico locale a Trieste. E io ho pensato, non prendo un autobus da 3 anni, oggi lo prende, mi chiamano o mi spiano oppure se casca proprio. Il giorno dopo, anche se in verità lui lo prende quotidianamente, uguale discorso a mio suocero, sale a bordo dell'autobus e lo chiamano. Allora ho detto, si vede che le telecamere le utilizzano, facendo una battuta chiaramente, no? Anche per controllare i clienti virtuosi della serie. No, però in quella raccolta di opinioni ricado anch'io, se questo può varrà lo 0%, però ho anche percepito, no, dal tipo di domande molto, molto puntuali, devo dire, proprio quello che diceva lei poco fa, cioè il gradimento che non soltanto è percepito da chi sta in città, ma proprio capire a 360 gradi l'utilizzo del trasporto pubblico locale, diurno, notturno, periferico, centrale, per lavoro, per scuola, per piacere. Quindi ha dato modo anche a voi, immagino, di poter capire tanti dettagli sull'utilizzo dell'auto. Sì, io quello che dico sempre è che il trasporto pubblico locale, l'ho scritto anche nell'ultima carta dei servizi, proprio in apertura, il trasporto pubblico locale è uno degli elementi più distintivi e percepiti di un territorio. Perché, a parte l'Unione Europea, lo colloca come uno degli elementi che maggiormente favoriscono l'attrattività di un territorio. Quindi quando funziona il trasporto pubblico locale funzionano anche le scuole, funzionano le università, quindi è un elemento di grande attrattività. Ma se ci pensate, il trasporto pubblico locale contribuisce a formare modelli sociali, culturali. Una periferia non collegata dal trasporto pubblico è una periferia che degrada più facilmente, quindi il trasporto pubblico è un elemento centrale. Credo che l'Unione Europea è uno dei... Ho letto un rapporto, credo che fosse dell'altro anno, lo collocava come importanza insieme all'istruzione e insieme alle politiche innovative e alle politiche sociali di una pubblica amministrazione, di un territorio, fra i 4 elementi che fanno la differenza in un territorio, in una determinata area urbana o periurbana. Prima menzionava anche il finanziamento che parte da progetti europei. Quanto poi serve affacciarsi in Europa per capire quanto di buono si può importare in una città come Trieste? Guarda, allora, Trieste Trasporti non ha, in passato, storicamente, non ha mai partecipato a progetti europei.
Abbiamo cominciato a farlo da un paio d'anni, devo dire con grande fatica, perché abbiamo dovuto imparare tutto quanto. Oggi siamo partner di 3 progetti europei, e ne stiamo proponendo altri 2. Diciamo che, come è stato detto stamattina, rispetto a tante circostanze, occasioni, iniziative in cui i progetti europei servono per studiare, nel nostro caso, nei nostri 3 progetti, abbiamo messo in campo iniziative concrete. Questa è una, come dicevo, copre più o meno un quarto dei costi, l'abbiamo detto stamattina. Ma vuoto per pieno, questo servizio a chiamata, i 4 mesi di sperimentazione costano vuoto per pieno 200-220 mila euro più o meno. Il progetto europeo copre i costi per circa 70-80 mila, diciamo più o meno. Quindi questo è un progetto europeo. Un altro progetto europeo è quello che ci ha concesso di riaprire agli autobus la stazione ferroviaria di Villa Opicina, che non era più accessibile agli autobus da anni e anni. L'abbiamo riaperta agli autobus introducendo un biglietto elettronico integrato con le ferrovie slovene, quindi chi viene da Lubiana compra il biglietto del treno e con lo stesso biglietto puoi viaggiare anche a bordo degli autobus di Trieste Trasporti, quindi dalla stazione di Villa Opicina raggiungere la città. Il terzo progetto è quello che lo scorso anno ci ha consentito, purtroppo per un breve periodo, ma non dispero di ripeterlo a breve, di sperimentare il Bici Bus, quindi un autobus dedicato che consentiva di portare dal centro città a Basovizza, all'altopiano, biciclette a bordo, cosa che oggi negli autobus urbani purtroppo non è consentito, ma all'epoca, grazie a un'interlocuzione con la motorizzazione civile e con il comune e con la regione, con la direzione regionale trasporti e trasporto pubblico della regione, siamo riusciti a dedicare un autobus che peraltro ha avuto anche un discreto successo. Ovvio, non c'era il pienone, ma insomma l'autobus doveva portare 7 biciclette al massimo a bordo e più o meno, insomma, le corse, salvo i giorni di maltempo, le corse erano più o meno tutte piene. Quindi sono 3 progetti che hanno mostrato di poter dare iniziative, di poter mettere in Valore in campo, più. sì, un valore aggiunto, un valore concreto. Oggi abbiamo partecipato a un altro progetto, un progetto Uberact si chiama, l'abbiamo intitolato Pagoda. E questo è una cosa molto, molto interessante, molto particolare per trasportare piccole merci a bordo degli autobus urbani. L'ultimo miglio di Amazon, no? Sappiamo che un grosso problema della logistica oggi è quello di trasportare le piccole merci, no? I pacchi se si ordinano online in giro per città. Stiamo con questo progetto, vorremmo capire cosa succede nel resto del mondo, nel resto d'Europa, dove esistono già piccole esperienze di questo tipo, e capire se anche a Trieste saremo in grado di costruire, di immaginare un modello per distribuire piccole merci attraverso i mezzi degli autobus del trasporto pubblico locale. Interessante. Un ultimo progetto, tra l'altro. Autobus cargo lo Un autobus cargo, chiameremo. sì, infatti, ma si chiama, Nelle altre in esperienze mi altre pare che esperienze abbiano un nome d'Europa, mi pare simile. che abbiano proprio il nome cargo bus, qualcosa di Esatto, simile. per quello. Trasporto ibrido, Sì, trasportano sia certo. persone sia piccole merci. Un altro progetto invece riguarda la mobilità elettrica, che è Beh. un'altra delle frontiere verso le quali si va. Lo stiamo pensando adesso, lo stiamo costruendo. Abbiamo proprio fra qualche giorno un incontro con il comune e con la ESCO della Banca di Cividale, una società che si occupa, tra le altre cose, anche di progettazione comunitaria, che fa capo alla Banca di Cividale, con la quale stiamo immaginando un progetto che vorrebbe fare di Trieste la città faro di una iniziativa molto importante in cui si stimola sia la mobilità elettrica, sia le fonti rinnovabili e servizi digitali spinti in un'area più o meno circoscritta di Trieste. Adesso non voglio anticipare niente, insomma, ma stiamo pensando proprio a dei rioni, no? Quindi a dei rioni, concentrare una serie di sperimentazioni in dei rioni di Trieste. Beh, molto interessante, anche perché poi quando
queste sperimentazioni danno dei frutti, estendendola si fa del bene alla comunità, assolutamente. Anche poi all'ambiente, se quando si parla di trasporto elettrico si punta anche a quello. E tempistiche in questo caso? Cioè un qualcosa che verrà avviato a breve? O... Allora, per quanto riguarda il trasporto di piccole merci, il progetto è stato presentato appena, è stato presentato un mese e mezzo fa, quindi conto che entro subito dopo l'estate probabilmente dovremo avere una risposta. Nel caso in cui l'esito, come auspichiamo, fosse positivo, insomma, da questo inverno si parte, se non altro prima a capire, no? Come costruire il servizio. Tieni conto che questo servizio a chiamata ha richiesto un anno di lavoro. Cioè la piattaforma digitale, solo l'acquisto, l'acquisto e la costruzione, noi non abbiamo comprato un prodotto preconfezionato. L'avete creato. È una piattaforma che ci siamo rivolti a un'azienda leader nel settore che è la Plus Service, insomma posso dirla perché insomma è un'azienda che fa di ICT per il mondo dei trasporti, lo fa per le ferrovie, lo fa per il trasporto pubblico locale, è un'azienda molto seria di Ancona, con cui abbiamo nell'arco di un anno sviluppato questo servizio, anche perché poi i progetti europei prevedono delle tappe, cioè anche se avessi la piattaforma pronta oggi non è che posso partire domani, degli step progetto, da rispettare, i progetti europei prevedono degli step, cioè ci deve essere un periodo di valutazione, di studio, di analisi, l'Europa è molto molto rigida, molto rigorosa in queste cose, quindi controlla tutti i rendiconti, controlla che le cose vengono fatte come devono essere fatte, mentre per quanto riguarda il secondo progetto, quello dell'elettrico, delle smart cities, tra l'altro poi apro una parentesi, potrebbe esserci qualche novità, ma il progetto deve essere ancora presentato, lo presenteremo prossimamente, ripeto, poi nei prossimi giorni abbiamo un incontro in comune, lo costruiremo, lo presenteremo prossimamente per partire nel 2020. Grazie Michele Scozzai per essere stato il nostro ospite, averci riproposto i dettagli maggiori dello Smart Bus che collegherà l'altopiano. Noi ci fermiamo nuovamente, auguro di nuovo a Scozzai una buona serata e saluto anche tutti i telespettatori. Grazie a tutti, buonasera.